Ora si registrerà la conferenza. Bene, ben arrivati a tutti, buongiorno, grazie a Dario per aver accettato questo invito. Per noi è un grande piacere sempre ascoltarlo, vista la sua esperienza. Lui è stato dirigente di ricerca presso il CNR ISAC di Padova e attualmente da tanti anni insegna fisica ambientale presso il Politecnico di Milano. È stato coordinatore e principal investigator di tanti progetti europei all'interno dell'ISAC ed è super attivo in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda la normativa sui beni culturali nelle varie commissioni. Partecipa anche alle commissioni UNESCO e alle commissioni della Commissione europea, quindi ha una grandissima esperienza anche in questo settore. Ovviamente autore di tantissime pubblicazioni, ma per non perdere altro tempo, lascerei la parola a Dario che ci parlerà oggi di ricostruzioni di cambiamenti di livelli e acque alte a Venezia, testimoniate appunto da una serie di fonti, sia scritte, sia di arti visive, sia di urbanistica, di archeologia urbanistica. Prego, Dario. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. La sintesi di quanto ha detto gentilmente Paola è che, essendo vecchio, ho fatto tante cose, insomma, ecco, e continuo a farle finché si riesce. Quindi, l'importante è cercare di arrivare. Scusate, condivido il mio schermo. Ecco Sì. qui, share, e adesso si vede. E posso scegliere, adesso dovreste vedere me, sbaglio? Perfetto, vediamo sia la presentazione, il tuo schermo, vediamo. Vedete il mio schermo come io lo vedo? Perfetto. Allora Con passo, tolgo e metto in evidenza la presentazione che adesso voi dovreste vedere a piena pagina. E mi Non ancora. confermi Paola, per No, non ancora, vediamo il tuo schermo. favore. Sì, non vedi la presentazione? Sì, la presentazione è all'interno del tuo desktop. Sì, perfetto, perfetto. Ok. Cioè, a quasi tutto schermo c'è la presentazione. Sì, rimane uno spazio laterale. Perfetto. Io uso questo, preferisco usare questo anziché cliccare la modalità presentazione, perché così potete vedere il point. Allora, cominciamo e come vedete dal titolo, cerchiamo di utilizzare delle informazioni diverse per arrivare a concludere qualcosa su Venezia. E qui c'è un magnifico quadro del canaletto, una cosa favolosa. E naturalmente, la prima volta che ho pensato a queste cose, dico: ma guarda, il canaletto usava la camera oscura e quindi è come se noi potessimo vedere Venezia coi suoi occhi, com'era 3 secoli fa. E la cosa ovviamente è molto intrigante. Però nei suoi quadri io vedo il livello dell'acqua, ma questo è il livello dell'acqua, siamo in bassa marea, alta marea, e questo fa una differenza di un 60-70 centimetri, insomma, quindi sì, è bello però un'informazione qualitativa, ma non quantitativa. La domanda è: è possibile farla anche quantitativa? La risposta è sì, adesso vediamo. Naturalmente la metodologia che voglio trasmettere ai giovani e che vedete applicata qui è che ovviamente ci sono discipline diverse. Da un lato c'è l'aspetto del clima che cambia, dei dati meteorologici, dei dati mareografici e quant'altro, degli dati strumentali della scienza con le sue equazioni e così via. Dall'altra c'è la cultura che contiene la storia dell'arte, il canaletto come funzionava e come non funzionava e come erano scritti i manoscritti in latino, in veneziano. Quelli veneziani poi prima del 500 sono un miscuglio che comincia una frase metà in latino, metà in veneziano antico, metà in italiano, insomma, e va avanti a minestrone, no? E dopo c'è il Cultural Heritage, i beni della città di Venezia, quindi
che va salvata, e quindi il sinergismo tra queste discipline porta a molto di più di quanto potrebbe fare ciascuna di queste discipline prese singolarmente. Ma cominciamo con Canaletto. Qui sulla sinistra vedete la camera oscura di Canaletto, l'autentica. Questa è una replica che ho fatto io per spiegare col modellino alle persone come funziona. Qui c'è un obiettivo, entra l'immagine, viene riflessa da uno specchio trasversale, viene su un vetro e qua sul vetro appoggio il foglio. Questo è uno schermo che serve per fare ombra e sullo schermo seguo le linee e i contorni e quindi ho in pratica, se sono accurato, ho una specie di fotografia dell'immagine che ho davanti. Ma sono veramente fotografie o no? La risposta è no, perché Canaletto nasce come figlio di uno scenografo e lui impara benissimo la lezione, cioè dice: ma io se ho un palcoscenico posso avere le quinte e lo sfondo che me le posso girare a mio piacere a seconda di quello che mi serve, perché non devo fare una fotografia che allora non esistevano neanche, ma devo fare un'immagine accattivante della città che il ricco turista che è venuto ha visto e vuole portarsi via. Quindi non è un'immagine statica come la nostra fotografia, ma un'immagine dinamica, come se uno girando per Piazza San Marco vede questo, quello e quell'altro e li mette insieme nella propria memoria per avere un'immagine accattivante. Quindi, per spiegarsi un po' meglio, questo è il confronto tra quello che ha fatto Canaletto con la camera oscura e quello che si può fare con una macchina fotografica. Come vedete, sono andato nella stessa finestra da cui Canaletto ha fatto questa immagine e ho fatto questa foto. Qual è la differenza tra il dipinto e la foto? Allora, guardiamo, questa è la foto. E c'è una cosa da dire prima: che Canaletto, qual è la sua esigenza? Non appunto di fare una foto, perché il verismo non, sì, gli interessava, era maniaco nei dettagli, però non gli interessava nel senso di rispettare l'immagine nel suo insieme. Lui doveva fare un quadro. Il quadro ha delle proporzioni aute, cioè l'altezza deve essere una certa proporzione rispetto alla lunghezza, eccetera, e quindi deve stare tutto dentro. Allora, se io ci metto la basilica, che è la cosa più importante, con una certa grandezza perché sia visibile e apprezzabile, allora il campanile mi viene fuori dalla cornice e invece deve stare dentro la cornice. E allora come risolve Canaletto il problema? Allora, questa è la foto e adesso vi sovrappongo il quadro mettendo vedete? La chiesa sovrapposta. Allora, se io faccio questo scherzo, la chiesa è questa, la piazza è questa. Però i palazzi a fianco hanno, questo è più grande, questo è più piccolo, hanno un'inclinazione diversa e il campanile è stato tirato giù perché stia dentro la benedetta cornice. Allora, tutto l'insieme è un insieme che è falsato, è un mosaico che è falsato, ma i dettagli di ciascun oggetto sono perfetti. Quindi lui prendeva la camera oscura e faceva la foto di questa, e la foto, insomma, la sua immagine. Poi lo usava di questo, di quell'altro. Il campanile andava più in fondo per avere l'immagine più piccola e così via. Allora, se uno va a comporre questo mosaico, si trova un insieme di parti diverse, messe insieme e legate poi dalla luce dei personaggi, dalle ombre, eccetera, eccetera, per cui diventa un insieme di una Venezia un po' fantastica, ma di fatto, con tutti i pezzettini del puzzle giusti. Allora, se noi andiamo a vedere il confronto tra un dipinto del Canaletto e una foto dell'Ottocento,
e la foto moderna, noi vediamo la precisione con cui Canaletto riporta i vari dettagli, non solo nelle dimensioni fisiche del palazzo, ma se guardate anche il dilavamento dei depositi di fuliggine, delle parti sporgenti, vedete, sono perfettamente identici come oggetto e come dettaglio dell'oggetto, quindi anche le macchie di sporco, di questo e di quello. Notate che non tutti i vedutisti fanno queste cose. Per esempio, Carlevaris, Marieschi, eccetera, pensano che lo sporco, le alghe, eccetera, siano delle cose che abbruttiscono i palazzi. Invece Canaletto e Bellotto sono i più attenti in questi particolari. Anche Guardi è attento a questi particolari, ma Guardi ormai sta girando pagina, va verso gli impressionisti, è più artista, insomma, quindi da una realtà un po' diversa. Allora, il problema che vi avevo detto all'inizio, io vedo il livello del mare, ma non so se sono in alta o bassa marea, quindi io ho bisogno di vedere un indicatore del livello del medio mare. E chi può essere? Chi può essere? La risposta è il limite delle alghe, perché le alghe vivono sulle pareti a livello in cui ogni giorno possono avere il ripascimento d'acqua e hanno la luce perché sono fototrofiche e quindi hanno bisogno di queste due componenti. I quadri del Canaletto riportano le alghe? La risposta è sì, e le riportano con precisione. Canaletto e Bellotto, gli altri impressionisti invece non sono affidabili. Allora, noi vediamo che dai tempi della Repubblica Serenissima il livello del mare veniva sempre riferito al cosiddetto comune marino, che è la linea in cui che è il fronte superiore delle alghe. E questo è preciso nei canali, è un po' più magari sbrodolato nel Canal Grande perché ci sono le onde. A cosa corrisponde questo livello che i veneziani chiamavano il comune marino? Il comune marino è il livello del bagnamento, non delle acque alte, delle alte maree, è del livello, come vedete qui sotto, il livello delle alte maree più un livello che viene raggiunto dalle ondine che si sovrappongono alle maree. Quindi, se io faccio riferimento al livello medio mare, il livello delle alte maree a Venezia è 30 centimetri, più 17 centimetri delle onde in Canal Grande, ecco che mi fa 47 centimetri rispetto al livello medio mare. I vecchi veneziani parlavano sempre del comune marino, loro il livello medio mare non interessava, insomma, no, 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 no. E avevano anche il modo, con questo, avevano un modo molto preciso di misurare il livello del mare, di sapere la situazione e anche quanto alta era un'acqua alta. Perché il livello di marea, l'escursione di marea a Venezia sono 60 centimetri. Ogni gradino sono 17 centimetri circa, quindi due gradini per l'alta marea e due gradini per la bassa marea. Quindi bastava guardare qua, uno dice: ah, siamo in bassa marea e siamo a tale livello, insomma. Cioè, ogni veneziano aveva la propria scala di casa, che era un mareografo. Allora, andando avanti con noi, uno dice: benissimo, allora tu mi racconti queste cose, però misuri con le onde di oggi del Canal Grande, e invece Canaletto non aveva il traffico di oggi. Perfetto, verissimo. Allora andiamo a vedere la situazione come risolverla. Qui abbiamo un quadro del Canaletto, la regatta. La regatta è una manifestazione storico-culturale, diciamo, in cui anche oggi si ripete la navigazione in Canal Grande con le barche del Settecento.
Quindi il confronto tra le onde che ci sono nelle giornate normali, eccolo qui, quando le misuravo a Palazzo Papadopoli, la differenza delle onde che c'erano quando, nei giorni normali e quando c'era la regata, quant'è? Che in condizioni di regata, cioè le onde del 700, erano alte 12 centimetri, oggi sono 17 centimetri, quindi ci sono 5 centimetri di differenza nell'interpretazione del livello medio mare. Naturalmente, se io misuro che cosa? Misuro nei palazzi, misuro il livello a cui arrivano le alghe nei quadri e al giorno d'oggi. Se le alghe si sono spostate di tanto, altrettanto si è spostato il livello a medio mare, a parte quei 5 centimetri che devo tenere conto nella correzione. Allora, qui vedete un esempio di Palazzo Frangini, dove c'è un quadro del Canaletto del 38, un quadro del Bellotto del 41. Vedete che c'è una persona su questa porta, sui gradini, che aspetta di entrare in gondola, e vedete che qui c'è la fascia verde delle alghe che occupa qua c'è una serie delle righe di pietroni e ce ne sono due pulite da alghe e subito dopo ce n'è una piena di alghe e così via. Allora, che cosa devo fare? Devo andare sul posto con la barca e misurare a quanto centimetri corrisponde lo spostamento tra il livello del canaletto e il livello raggiunto oggi, che è il bordo. E questo è quanto? 71 centimetri. Bene. Il gioco è fatto. E quindi questa tecnica l'abbiamo applicata a tutti i palazzi che abbiamo potuto applicare. Allora, il risultato è stato questo, che questi sono i dati mareografici, questi punti sono i dati del canaletto, qui abbiamo messo un'incertezza per essere larghi di 11 centimetri. Abbiamo fatto le correzioni delle differenze delle onde, poi il fatto che scavando i canali di Malamocco e Lido, eccetera, l'onda da quanto davano i modelli padovani, quanto poteva essere il cambio dell'altezza dell'onda, altri 3 centimetri di errore, e quindi il risultato medio è stato di questo valore. E naturalmente questo sembrano allineati, strano, ma i dati, però c'è questa fascia di incertezza che non mi permette di conoscere esattamente o non più di tanto, insomma, il valore. E una cosa un po' strana, uno dice, ma guarda, siccome si dice che il livello del mare mi dipende anche dalla temperatura, nella piccola, se adesso vado scaldando, se mi si deve aumentare, allora nella piccola età glaciale dovrebbe diminuire, ma è diminuita e qua non lo vedo, ma perché sono anche entro il limite di incertezza. Allora cosa devo fare? Devo andare indietro nel tempo. Allora andiamo indietro nel tempo. Come posso? Un'altra cosa, questa banda di incertezza, ma qualcuno mi dice, o mi ha detto, o mi può dire, ma tu prendi il quadro del Canaletto. Canaletto era un artista, allora non puoi fare dei risultati basandoti sulla visione di un artista che può essere un sogno. Bene, allora vediamo se è un sogno o una realtà, perché se è un sogno, allora, testiamo la qualità dei dati. Intanto, il primo punto è che io non misuro lo spostamento delle alghe sui quadri, che possono essere distorti dalle lenti, ma le misuro direttamente sul palazzo.
Il secondo punto, se il metodo non fosse accurato, i risultati sarebbero dei punti completamente random. Invece, come avete visto, abbiamo un insieme di punti estremamente vicini. Dopodiché, c'è un punto critico che vediamo dopo, che dice, ma tu hai preso dei quadri, quelli che sei riuscito a avere. Ma quel quadro che tu hai preso è stato il primo della serie? Oppure Canaletto ne ha fatto uno e dopo ha fatto delle repliche degli stessi quadri e quindi ha fatto delle copie e tu ti sei basato su una copia? Perché la copia allora non è più precisa come sarebbe l'originale. E questo è un problema serio. E poi i dati con Canaletto e Bellotto abbiamo visto che sono consistenti con i dati mareografici, ma vedremo che saranno consistenti anche con i dati successivi. Allora abbiamo un paragone tra dei dati indipendenti. E dopo il Worcester Polytechnic Institute ha voluto far fare ai suoi studenti un'altra volta lo stesso studio, facendo immersioni, eccetera, eccetera, in grande, e hanno avuto gli stessi risultati che hanno pubblicato. Allora, veniamo a noi. Il problema degli originali o della copia, che è teoricamente un problema serio, come lo risolviamo? Lo risolviamo in questo modo. Allora, prendiamo sei quadri diversi che mi danno lo stesso soggetto. Allora, se io prendo questo soggetto e lo divido in fasce di altezze riconoscibili, cioè primo piano, la balconata, la finestra, l'altra balconata, eccetera. Quando io faccio un dipinto di questo, posso fare degli errori, cioè posso fare per esempio un po' più grande il primo piano, il che verrà a scapito del secondo piano, insomma se aggiungo da una parte devo togliere dall'altra. Allora facciamo il paragone tra il rapporto di queste misure prese sul quadro, diciamo, e la stessa cosa presa sulla foto del palazzo. Diviso per l'altezza del palazzo, per cui sono grandezze adimensionali, no? E indipendenti dalla posizione della camera oscura o della macchina fotografica. Allora, diciamo, ognuno di questi quadri fa un errore. Un po' di più qui, un po' di meno qua, un po' di più qua, un po' di meno là, eccetera, eccetera. Come sono riferiti questi quadri? Perché se esiste un quadro madre, da cui c'è il quadro figlio, il quadro nonno, il quadro nipote e così via, io Seminario di Camuffo. allora io mi trovo una Quattordici propagazione quattro cinque sono degli finiti, errori prego. Quindi scusate, c'è qualcuno che dovrebbe spegnere il microfono. fatto. Mi trovo una propagazione degli errori e quindi riconosco i quadri generati dal primo perché mi ripete gli stessi errori. Insomma, se uno sopravvaluta un piano rispetto all'altro, questo si deve propagare. Invece, vedete i risultati, ogni quadro è indipendente dall'altro e alcuni di cui abbiamo la datazione precisa, sappiamo che alcuni posteriori sono più precisi degli anteriori. Allora, questa è una risposta fondamentale che i dipinti non erano uno una copia di un altro, o copia autentica perché fatta dallo stesso autore, ma erano fatti sul posto ogni volta che ogni volta faceva i suoi errori a piacere. Allora andiamo avanti e veniamo al punto successivo che avevo detto, i dati di Canaletto e Bellotto arrivano qua. Io vorrei andare indietro nel tempo e andando indietro nel tempo trovo la fortuna che nel 1571, 1500, quindi secolo e mezzo prima, c'è la famiglia Coccina che si fa fare una
un quadro della presentazione alla famiglia, alla Vergine, dove c'è il Palazzo Cocina, il Palazzo Papadopoli, dove ho lavorato per 10 anni, e vediamo che la famiglia Cocina è sui gradini e questo personaggio è sul gradino più basso della scala, che quindi non aveva le alghe. E quindi vedete anche che Veronesi nel 1571, per avere una precisione così grande, aveva usato anche lui la camera oscura, e si vede anche che i Papadopoli nel 1800, a metà 1800, 1874, hanno alzato l'attico, e vedete che questo è scompagina rispetto al quadro originale, mentre invece tutti gli altri livelli sono precisi. Un'altra curiosità, vedete che la gondola è fatta in modo diverso dalle gondole di oggi. Comunque, questo quadro mi dà 90 centimetri di differenza, mentre prima, allora, vediamo l'insieme di cose. Vediamo Mareografo, Canaletto Belotto e Veronese. E questo invece mi giustifica che esiste una curva, mi sarebbe piaciuto, logico, aspettarmi. Però ho un altro problema, che mentre questo punto qui mi piace, come posizione mi piace dal punto di vista logico, insomma, però è uno solo. Posso io affermare qualcosa sulla base di un solo dato? Certamente no. Quindi che cosa devo fare? Devo sempre andare indietro nel tempo. Allora, come faccio ad andare indietro nel tempo? Chi mi aiuta? Allora, chi mi aiuta sono i gradini delle scale. E questa foto è una foto che vi mostra il canale durante il lavoro in cui hanno chiuso e vuotato il canale. Infatti questa gondola è posticcia, gliel'ho messa io, come anche l'acqua è posticcia e come anche i pesci sono posticci, e questo vi dà la posizione, e vi dà la posizione, diciamo, di come doveva essere il livello della scala quando è stata fatta. Per cosa era fatta questa scala? Per smontare. Quindi il livello del primo gradino più in basso doveva essere il livello del fianco della gondola. Oggi come oggi, l'acqua arriva, vedete, è verde la linea delle alghe, arriva fino a qui, cioè a questo livello, e vedete che tutta la scala diventa sommersa, quindi io non posso attraversare la scala, cioè questa scala è una documentazione storico-artistica di com'era la città, ma poi utilizzabile. Quindi, allora, ecco, vedete un quadro del canaletto, vediamo che già nel 700 era cresciuto il livello di 2 scalini, e vedete, oggi come oggi, questa gondola non può far scendere le persone utilizzando la scala, ma ha dovuto fare il cortocircuito fuori. Allora, noi ci troviamo che oggi come oggi i ponti sono diventati troppo bassi per il passaggio delle barche sotto. Vediamo che in questo caso questa era una porta in cui hanno dovuto alzare questa è la soglia originale, hanno dovuto alzare il livello del pavimento. Vedete sempre durante la pulizia dei canali, queste mensole erano per tenere su i gradini che sono stati rotti, abbattuti, eccetera, dalle barche che ci hanno cocciato contro, e vedete che noi abbiamo sempre un innalzamento rispetto al livello originale che supera il metro, insomma, ampiamente. E diciamo, i gradini di Venezia sono di tre tipi le scale: una è rientrante, una
una è esterna, diciamo, e l'altra è su mensola, come Palazzo Grimani, sempre durante le pulizie. Oggi l'acqua arriva qua e originariamente si arrivava in gondola e ci si affiancava a questo terrazzino, diciamo, con barbacane elegante, e si smontava e si andava sul mondo. Quindi noi vediamo che tutte queste scale ci danno l'evidenza che c'è stato oltre 1 metro di cambiamento di livello dalle origini. Allora noi ci dobbiamo porre la domanda: ma queste scale quando sono state fatte, a cosa servivano? Oggi servono per andare da casa del fondo del canale, insomma, che non ha senso. Allora, vedete, questa scala non serve più, hanno dovuto costruire la passerella sopra. Allora, col nucleo sommozzatori della Polizia di Stato di Venezia, abbiamo fatto per 2 o 3 anni di seguito la misura della profondità del gradino più basso di tutti i palazzi del Canal Grande. Allora, per illustrarvi, questo sub è in piedi, siamo in bassa marea, come vedete, e il sub è in piedi nel gradino più basso. Se fosse alta marea sarebbe completamente sotto, insomma. Quindi il metodo, ve l'ho un po' illustrato con questi disegnetti, è che con 1 metro uno misura tutti i gradini e così via. Allora, i gradini della Serenissima, tra l'altro, erano anche standardizzati, che il piede era la piedata era un piede veneziano, 34 centimetri, e l'alzata era metà, 17 e 4 centimetri. Quindi il valore coincide con questo. Come abbiamo fatto la misura? Beh, noi siamo andati sul posto, abbiamo misurato rispetto al livello dell'acqua in mo quel momento, e contemporaneamente abbiamo sentito il livello della marea comunicato in continuazione dal centro delle previsioni delle maree di Venezia, in modo che sapevamo il livello vero della marea e il livello di profondità del gradino sotto, quindi quanto era immerso. Allora, se noi mettiamo insieme in nero i dati mareografici, in magenta, canaletto Bellotto del 700, questo è il quadro della Peronese, i triangoli sono i dati del gradino più basso. Allora, questo può essere anche qui con i gradini. Ovviamente la risoluzione è un gradino, cioè 17 centimetri o più o meno. E magari può essere che, siccome i gradini dovevano farlo sopra il comune marino, perché se no si riempivano di alghe e non erano più praticabili, poteva essere un gradino di differenza, insomma, anche quando li hanno progettati e costruiti. Quindi questo è il valore, diciamo, della curva, più o meno un gradino. E vedete che c'è un andamento consistente di tutti questi dati indipendenti fra di loro, che sono interpolabili con lo stesso valore di R quadro da una curva quadratica e da una curva esponenziale. Uno dice: ah, che bello, no? Tanto la quadratica quanto l'esponenziale, adesso a secondo dei gusti uso l'uno o l'altro. Vedremo che poi non è proprio esattamente così. Allora, che cosa abbiamo? Che se noi abbiamo una curva parabolica, e una curva, scusate, della crescita, e vedremo che l'esponenziale è il più conveniente, allora io posso anche pensare
di fare un'estrapolazione con il metodo del Trend Extrapolation Method, il quale dice, bene, se tu hai un sistema di cui non conosci esattamente come funziona e vuoi fare una previsione su un tempo abbastanza breve rispetto alla la lunghezza del tuo dataset per un futuro vicino, se il sistema non cambia, ecco che puoi fare estrapolando il dato. Se io faccio questo esercizio, quanto mi trovo? Mi trovo un 34 centimetri di previsione, che allora vuol dire è il valore minimo che avrebbe questo sistema se si sviluppasse. Scusate per la tosse. Se si sviluppasse senza essere alterato o quindi entro queste ipotesi. Vediamo, torniamo però al problema dell'esponenziale e della quadratica. Che cosa sono due curve completamente, due funzioni matematiche completamente diverse, ma diciamo a livello dell'altezza danno lo stesso risultato. Il problema diventa che quando io non misuro il livello, non mi interessa solo il livello, ma mi interessa l'andamento, il trend, oppure mi interessa l'accelerazione, questi sono rispettivamente la derivata prima e la derivata seconda della funzione iniziale e cambiano sostanzialmente perché il trend qui mi resta esponenziale e qui mi diventa lineare, qui mi resta esponenziale e qui mi diventa costante. E quindi allora sono sbagliate? No, sono due cose diverse. Ecco qua la velocità crescente linearmente e quella esponenziale, vediamo l'accelerazione che ci interessa di più. Allora vediamo che l'accelerazione, l'esponenziale mi lascia l'esponenziale, mentre la parabola mi dà un valore costante che è la media di tutto questo. Quindi la quadratica mi dà l'accelerazione media sui 700 anni, mentre l'esponenziale mi dà il valore anno per anno. Quindi io qua vedo che ho una funzione crescente con accelerazione verso il futuro. Allora, questo mi dice che a metà del 1300 il livello del mare era meno accelerato di quanto non lo sia oggi, e che ci stiamo tutti come conclusione. Però, se io voglio interpretare fisicamente l'equazione, o dico che se io prendiamo la legge di Newton, ho le forze e quindi la forzante totale e la somma dei singoli forzanti che mi è dato dal prodotto delle singole accelerazioni per l'inerzia delle varie parti che intervengono. E quindi allora per avere una funzione così che mi cresce nel tempo vuol dire che tutte le forze che agiscono sul sistema mi agiscono mantenendo una certa relazione fra di loro, il che è abbastanza difficile da giustificarsi fisicamente perché il forcing moderno non è, perlomeno non è così legato a quello antico. Mentre invece l'esponenziale, che cosa, come lo posso interpretare matematicamente? Beh, io ho la dominanza di alcuni fattori a lungo termine, come lo scioglimento dei ghiacciai che hanno tempo di rilassamento della risposta di molti secoli, e lo stesso l'aggiustamento isostatico e così via, e che questi sono quelli che allora hanno dominato
sinora il livello delle crescite del mare e che non mi fanno vedere la differenza tra la piccola età glaciale, un salto, diciamo, tra la piccola età glaciale e oggi, ma una transizione abbastanza continua. No, naturalmente, se io vado a comporre le varie, a scomporre questo esponenziale, devo ricordarmi che prodotti o divisioni esponenziali mi dà ancora una esponenziale, somme di esponenziali non mi dà un'esponenziale, ma è una gamma, una funzione gamma che potrebbe anche essermi un'esponenziale nel caso di prima approssimazione. Ma chiudiamo là l'argomento perché diventa troppo lungo e non abbiamo tempo e veniamo al problema delle acque alte. Quindi, scusate, per concludere, noi abbiamo che dal 1300 a oggi abbiamo una funzione continua a crescita esponenziale che ha caratterizzato la crescita del mare Venezia. Naturalmente, se io ho una funzione di questo tipo, l'acqua alta è una forzante di tipo meteorologico, essenzialmente, e di altri fattori, tipo le SES, eccetera, che si sovrappongono a questa curva. Quindi, se questo è il livello della città, man mano che il mare cresce e si avvicina, più il mare si avvicina al pavimento e più acque alte lo frequenti e di altezza maggiore. Quindi, allora, io se vado a guardare quello che mi raccontano i documenti storici, e diciamo che li abbiamo dal 800, non 1800, dal IX secolo in poi, qui ho riportato solo del 500, e vediamo che abbiamo una funzione. Questo è un esponenziale che assomiglia un po' a un esponenziale, ma non è esattamente un esponenziale, vedremo. E anche la laguna è cambiata, però è cambiata, questa è la carta precisa del Sabbadino, questa invece del Bordone, che però è più facilmente leggibile in termini rapidi. Che cosa abbiamo di diverso? E abbiamo che una volta, per interpretare i dati, una volta la separazione tra il mare e la laguna aveva 1, 2, 3, 4, 5 e 6 bocche di porto. Ora ne ha 3, è la metà. Sì, però queste erano poco profonde, adesso sono molto più profonde e molto più larghe. Quindi c'è stata una trasformazione, ma anche compensazione, cioè non posso dire 3 bocche sono la metà di 6, perché sono 3 bocche da squalo, insomma, adesso. E poi prima c'erano i fiumi che entravano nella laguna e dopo sono stati divertiti. Allora, c'erano acque alte anche una volta? È certo che c'erano anche altre acque alte, le abbiamo appena viste. E scusate, quanto erano alte? Erano tanto alte. Qualche volta mi dice il tot sopra il comune marino. E prima non sapevo quanto questo corrispondesse, ma adesso che abbiamo saputo, abbiamo visto prima quanto è il comune marino, quelle le possiamo trasformare immediatamente in valori numerici. Le più alte invece mi dicono si poteva andare in gondola in piazza San Marco. E questa è una buona informazione. Però, cosa vuol dire? Qua abbiamo solo pochi quadri con questo fatto. E questo è di Chilone, che l'ha fatto, diciamo, con l'acqua alta davanti agli occhi, che vedete qua è un sandalo, e la gondola è un'altra gondola, eccetera. E questo invece è di Moia, che però abbiamo lo stesso delle gondole, vedete, altre barchette, caici, sandali, campognabella, con le persone che hanno l'acqua più o meno a metà gamba, diciamo,
E qua in questo caso non c'è nessuno a metà gamba, questa era una quarta più alta, qui non c'era nessuno a piedi, qua sì, era da lavarsi i piedi. Allora uno dice: benissimo, se io so che dalle origini potevo avere le gondole che andavano in piazza San Marco, e questo allora posso trasformare la informazione da qualitativa a quantitativa? Sì, se io so quanto hanno alzato Piazza San Marco, e questo lo sappiamo perché c'è documentato e perché si vede ancora nelle stratigrafie di Piazza San Marco, però il problema è che la gondola non era la stessa. E allora, qual era il pescaggio delle vecchie gondole? E questo mi ha fatto perdere un anno, perché l'informazione non esiste, o perlomeno esiste molto parziale. Allora, nel corso dei secoli, la gondola ha cambiato forma e dimensione, e questa è una sintesi delle varie tipi di gondola. La prima era tipo, diciamo, chiamiamo una canoa, la cimbula romana, che aveva, dice Tito Livio, il fondo piatto, dopodiché è diventata così a spicchio di luna, con un baldacchino mobile che si chiamava felze, forse per le felci che mettevano per coprirla. Dopo, improvvisamente, nel 1500, diventa una barca d'assalto con un'ascia, rostri, eccetera, simmetrica a prua e a poppa, e la versione invece più piccola per uso civile, sempre con le felze rimovibili. Poi, a fine del 1600, incomincia a cambiare, cioè il rostro posteriore diventa molto piccolo e quello anteriore diventa più decorativo, diciamo, e dopodiché, in epoca barocca, quindi dall'inizio del Settecento, con i quadri del Veronese, Bellotto, Marieschi, Coronelli e compagnia bella, noi vediamo che la gondola era un po' più corta, 8 metri, rispetto al valore 11-12 metri che assume nel 1800, e dato nel 1900 si piega un po' a banana, a fagiolo, eccetera, per compensare, per essere guidata da un solo rematore e non da due, come erano queste. E allora con due, uno remava a destra e un altro a sinistra, con uno solo questo fa girare la barca. Allora, deformando la barca, si va dritto. E allora, per mostrarvi più in dettaglio le forme che avevano queste gondole, era che questa è la cimbula romana che c'è nei mosaici di San Marco del XIII secolo, quindi nel 1200. Quindi questa è la gondola della metà del 400, dove vedete che il molo era molto più alto, e quindi la gondola, questa parte e questa, erano diciamo con del tavolato, in modo che servivano da scaletta per poter montare, smontare e raggiungere l'approdo, che era 1,5 metri più alto rispetto alla barca. Dopodiché, questa è la gondola del 1500, che rimane tale per tutto il 1600, dove i rostri erano, dicono i provveditori alle pompe, che non dovevano essere lunghi più di 3 onze, quindi di 8 centimetri, e di non farli più acuminati, perché erano dei rostri veri e propri, e questa era un'ascia vera e propria. Quando viene fuori questo? Io, guardandomi giorno per giorno le cronache, i documenti del 1500, ho detto: voglio capire. Insomma, mi trovo che nel 1509 c'è la guerra di Cambrai e la guerra contro la Lega di Cambrai. I veneziani decidono di
o sono costretti di combattere contro i ferraresi e quindi decidono di andare lungo l'Adige e il Po a attaccare il territorio ferrarese, saccheggiare, bruciare, fare tutte le amenità della guerra, e il bottino era loro, e il Doge fa un editto dove invita tutti i cittadini a andare a questi arrembaggi coordinandosi con il capo della flotta. E il Sansovino ci dice che a fine del 500 le gondole Venezia erano 10.000, che è un numero spropositato, pensando che adesso non arrivano a 500 in tutta la laguna. E vedete che questa gondola ha una grande somiglianza con le barche di assalto Normanna, dove era un qualcosa concepito per andare nei fiumi, andare marcia avanti e marcia indietro, avere i rostri per andare a impattare contro le altre barchette nemiche. E nel 1500, appunto, dicono che nell'arsenale facevano barche, galee piccole e altre cose per questo evento, e vengono un mucchio di fabbri a abitare a Venezia per fare tutti i rostri. E c'è un documento del 1570 di un arsenalotto che dà anche le caratteristiche costruttive della gondola. Quindi la gondola ha cambiato lunghezza, ma ha sempre mantenuto due caratteristiche, stranamente, la larghezza e il pescaggio, sostanzialmente sempre uguali. Quindi, allora, se noi andiamo a mettere le acque alte, storiche, ricostruite in altezza a Venezia, e facciamo il paragone col valore dell'acqua alta del 1966, e queste sono le acque alte in cui si poteva navigare in gondola in piazza San Marco, noi vediamo che le acque alte come quelle del 1966, questa linea, ce ne sono state a bizzeffe, era valore normale quello. E nel 1800 ce ne sono state anche più alte, queste sono documentate in misura bella e buona, insomma, e quelle più alte erano nel 1500. Perché fino al 1500? Perché allora c'erano i fiumi che venivano dentro la laguna, e quindi quando c'era l'acqua alta, c'era l'acqua alta che veniva dal mare, ma anche l'apporto dell'acqua dei fiumi, e questo portava a alzare l'acqua all'interno della laguna di quanto, e di circa, vedete, insomma, un apporto dell'ordine del metro. Quindi i veneziani, con tutti i loro dubbi e tutte le loro discussioni tra il Cornaro, il Sabadino, eccetera, per spostiamo i dati, i fiumi dentro o fuori della laguna, l'hanno indovinato, perché loro l'hanno fatto perché la laguna nel 500 veniva a essere interrata, e quindi hanno pensato di eliminare il fango, ma con questo si sono ridotti il problema dell'acqua alta. Allora, avviandoci a conclusione, questo è il numero cumulativo delle acque alte, questa è l'esponenziale, vedete che non coincide con l'esponenziale, ma è fortemente condizionato dai lavori che venivano fatti in laguna e lo spostamento, dei fiumi, diciamo, e il cambiamento delle bocche di porto, la protezione dei murazzi e così via. Adesso, con la prossima slide, andiamo a vedere questo, perché c'è questo turning point qua rosso, che è quello più macroscopico. Il più macroscopico, eccolo qua, che cosa abbiamo? Che questo è il numero cumulativo delle acque alte indipendenti, cioè se mi torna oggi e domani, eccetera, o entro una settimana, lo conto una volta solo, insomma, come facevano gli antichi. Noi vediamo che si passa da un regime, quello verde, di 0,4 acque alte per anno, a un regime successivo di 2,2 acque alte per anno. E il turning point qual è?
coincide col periodo di scavo dei canali e petroli. Naturalmente, se io mi allargo e approfondisco la bocca d'ingresso, è chiaro che il mare mi butta dentro più liberamente acqua e il livello dell'acqua può crescere più facilmente e non ho quell'azione di attenuazione, di filtro, di rallentamento che ne avevano le bocche e le barine poi. Quindi arriviamo alle conclusioni. Noi vediamo che la prima conclusione è che abbiamo una risposta della crescita a lungo termine che è esponenziale. E questa situazione dell'esponenziale potrebbe essere anche peggiorata nel futuro a seconda delle scenario di emissioni che possiamo attenderci. Il fatto che noi abbiamo una crescita della sea level rise, no? Quindi del livello del mare, questo implica che anche le acque alte aumenteranno in altezza e in frequenza. Poi l'altra conclusione è che il livello del 1966 non era per niente impensabile come unico nella storia, nel futuro, come molti piamente spererebbero, ma è un valore normale, o anche insomma, abbiamo visto che non è poi neanche il massimo, insomma. Che le acque alte più alte erano state raggiunte tra il 1300 e il 1500, quando c'erano i fiumi che andavano dentro alla laguna aggiungendo le acque, e dopo il 1960 l'allargamento e approfondimento delle bocche di porto ha avuto un suo effetto importante sulla frequenza e altezza delle acque alte. L'ultima slide è: bene, adesso abbiamo il Mose, ma dopo il Mose che scenario ci aspetta? Gli scenari non lo so, io nella mia fantasia limitata o meno riesco a pensare che la città sarà a un certo punto completamente sommersa e potrà essere un'attrazione per il turismo subacqueo. Un'altra possibilità futura, no, sono scenari ipotetici, insomma, lontani, non speriamo mai che, ma la città è completamente sommersa e tenuta sotto una campana in vetro, tipo un acquario alla rovescia, insomma, che siamo noi che vediamo fuori i pesci, o i pesci che ci guardano dentro, insomma. Oppure Venezia è protetta da delle dighe permanenti attorno, sì, ma allora se noi facciamo questo modello alla olandese, la Venezia non può vivere senza acqua della laguna rinnovata. E come si fa a rinnovare ogni giorno la quantità d'acqua della laguna come fanno oggi le maree? Oppure un altro scenario, uno dice: bene, allora iniettiamo acqua o sabbia profondamente nel terreno e alziamo il livello del suolo. Sì, ma quanto possiamo alzare? 10 centimetri, 20 centimetri, 30 centimetri, ma se adesso stiamo andando a ritmo di circa 4 mm per anno, vuol dire 40 centimetri per secolo, quindi allora anche io facessi questo, alla fine riuscirei di guadagnare un secolo, ma dopo mi ritrovo con lo stesso problema, il cerino in mano. Oppure un altro scenario è che Venezia può essere smontata pezzo per pezzo, pietra per pietra, e spostata e ricostruita altrove, tipo Disneyland, oppure i vari soluzioni che ha fatto l'UNESCO per le dighe sul Nilo. Ma una cosa è muovere un monumento, una cosa è muovere una città, insomma, che anche questo è poco fattibile. Allora, se è poco fattibile una città, saranno soltanto alcuni palazzi che verranno smontati e ricostruiti. Sì, ma da chi? Da chi avrà i soldi? Quindi, allora, chi
trasmontare, ricostruirsi il palazzo altrove, ma non so, qualche sceicco molto ricco, allora avremo un palazzo che verrà negli Emirati Arabi, un altro che sarà comprato e costruito in Cina, un altro in Russia, un altro negli Stati Uniti, eccetera. E, insomma, che non è esattamente quello che vorremmo. Allora, la vera domanda è: c'è qualcuno che sta pensando, lavorando, qualcuno intendo scienza e politica, per il passo successivo del dopo Mose? Perché il Mose ci dà un po' di tempo, un po' di respiro per trovare l'ultimo passo, cioè la soluzione. Esiste questa soluzione o non esiste questa soluzione? Dobbiamo tenerci gli occhi chiusi o no? Con questo ho finito il discorso, cercando di stare il più possibile nei tempi, ho dovuto correre, vi chiedo scusa. Le cose che ho detto le ho anche, come vedete, pubblicate, quindi sono tutte documentate. Quindi pronti per le domande e le risposte. Grazie mille Dario, come sempre affascinante ascoltare le tue ricerche. Io sospenderei la registrazione così siamo liberi anche di fare le domande. Perfetto.